Buongiorno a tutti, sono Tenai Arpone e questo è il Corriere del Pane. Siamo nella splendida location di Italy Smeraldo a Milano, in piazza 25 Aprile per chi non lo conoscesse, e siamo in compagnia di Fulvio Marino, un personaggio particolare che parte come mugnaio in quanto ultima generazione di una famiglia di mugnai e diventa personaggio televisivo. A lui vogliamo chiedere come fare a comunicare il pane e quali sono secondo lui i segreti per avere successo con i consumatori, perché è indiscusso che anche attraverso figure come la sua molti consumatori si stanno innamorando del pane. Allora, molti consumatori seguendoti in TV si sono innamorati del pane, che in passato sembrava aver perso un po' di smalto. Come si comunica il pane in modo che la gente torni ad innamorarsi di questo prodotto? Beh, allora, innanzitutto il pane è un prodotto, secondo me il prodotto principe della nostra alimentazione. È vero che è stato un po' perduto, ma forse anche perché ogni tanto ci dimentichiamo le cose che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni. Io penso che uno dei segreti per cercare di comunicare al meglio il pane in TV e non solo è la semplicità, perché poi il pane non è così semplice, ma bisogna cercare di renderlo fruibile da tutti, non soltanto come gusti e come sapori, ma anche e soprattutto come spiegazione, perché se cerchiamo di complicare troppo cose che magari hanno già delle complicazioni loro, rischiamo poi di allontanare le persone comuni a questo meraviglioso prodotto. Quindi probabilmente la semplicità, cercare di studiare il più possibile per rendere semplici dei passaggi che a volte sono anche complessi. Sì, però il pane poi non è così semplice in realtà, perché ha delle lavorazioni complicate. Come si semplifica la lavorazione di questo prodotto per dei consumatori, quindi per delle persone che tutto sommato non hanno un savoir-faire, un'expertise in questo campo? Beh, diciamo che è importante cercare di fare un passo alla volta, partire dalle basi, non voler comunicare tutto subito, perché sennò andremo a far confusione, diciamo, soprattutto a quelle persone che poi magari si avvicinano per le prime volte al mondo del pane. Quindi partire con passaggi semplici, cercare di essere il più chiari possibile, e da lì poi andare ad aggiungere pezzo per pezzo, un po' come una scuola di panificazione. Bisogna partire dalle basi e cercare di far sì che le fondamenta siano il più solide possibile, quindi cercare di spiegare proprio come iniziare a impastare acqua, farina, sale e lievito nella maniera più semplice, partendo anche da delle ricette molto semplici, e poi di lì piano piano andare a aggiungere dei pezzi. Però sicuramente è non voler far tutto subito, rispettare i tempi come si rispettano anche nel mondo della panificazione, come si devono rispettare nel mondo del pane. Sinceramente, qual è il segreto del tuo successo? Non lo dico tanto come se lo dicessi una star televisiva, ma per dare un consiglio concreto ai panificatori, ancora una volta, su come comunicare il loro prodotto. Diciamo che successo è una parola grossa, non si finisce mai di imparare, io non mi sento mai arrivato. Sicuramente il motore, la benzina, diciamo, del mio percorso sicuramente è stata la passione che ho per questo mestiere. Io nasco nel mulino, nasco in mezzo agli agricoltori, in mezzo ai mugnai, anziché fare i castelli di sabbia da bambino facevo le montagne di farina, però l'ho fatto tutto questo essendo sia il panificatore che il mugnaio, un lavoro dove bisogna svegliarsi presto al mattino, un lavoro anche a volte molto faticoso, ma l'ho fatto perché c'è la passione. Quindi secondo me il segreto, la strada, uno dei segreti sicuramente è avere le idee più chiare possibile, certo, ma non sempre abbiamo le idee chiare quando iniziamo a avvicinarci a un mondo, ma sicuramente è seguire diciamo le proprie passioni. Quando si fa qualcosa che ami, sicuramente tutto diventa un po' meno faticoso. Quindi sicuramente per me la passione è un qualcosa che per me è fondamentale. Senza la passione io questo mestiere forse non lo farei e non riuscirei neanche a parlarne come faccio tutti i giorni con tutte le persone. Ti senti di poter dare dei consigli concreti su questo? Cioè, ci sono delle regole fondamentali che i panificatori devono seguire per riuscire a comunicare la loro passione, la loro maestria e tutto quello che c'è nel pane? Allora, fortunatamente oggi ci sono tanti panificatori che comunicano molto bene, per fortuna. Poi sicuramente ci sono magari anche altre persone che si incentrano di più sul proprio prodotto e magari sono un po' meno attente, diciamo, a comunicarlo poi alle persone che poi effettivamente comprano questo pane.
diciamo che un buon prodotto, se non è comunicato, non ha diciamo la possibilità effettivamente di arrivare come dovrebbe arrivare alle tavole delle persone. Quindi la comunicazione, che ci piaccia o no, è un discorso fondamentale. Comunicare, io i consigli che do è comunicare il proprio lavoro nella maniera più semplice possibile, che significa: ogni panificatore fa delle meraviglie, diciamo che fa dei prodotti anche molto complessi, e quindi fermarsi un attimo e cercare di pensare semplicemente, e magari scriverlo addirittura, le cose che ogni giorno si fanno, ogni notte nel proprio panificio si fanno, le scelte che si fanno, che magari per la persona sembrano quasi banali e ce le dimentichiamo, ma per le persone che mangiano il pane banali non sono, perché fare un impasto in un modo piuttosto che in un altro, utilizzare determinati ingredienti piuttosto che altri, fare delle lievitazioni piuttosto che delle altre, sicuramente sono passaggi che per le persone che mangiano il pane sono fondamentali. L'importante è avere un po' di consapevolezza del proprio lavoro, quindi pensare a tutte le cose che si fanno e cercare di comunicarle, e poi sicuramente cercare di migliorarsi il più possibile. Oggi in Italia abbiamo la possibilità di acquistare delle materie prime incredibili. L'importante è essere un po' curiosi, andare diciamo anche alla ricerca delle materie prime, prime fra tutte le farine. Abbiamo la possibilità ormai di riuscire ad avere anche le capacità conoscitive per utilizzare il lievito madre, che non è una novità, ma è un prodotto così antico che si è andato perso, ma oggi è ritornato fortunatamente in auge, con delle caratteristiche, donando le caratteristiche al pane, delle caratteristiche incredibili. E quindi semplicemente tante volte per comunicare basta dire quello che si fa, perché in Italia abbiamo dei panificatori, dei pizzaioli che sono incredibili, e forse basterebbe che dicessero che cosa fanno tutte le notti, le scelte che hanno intrapreso e che magari provengono anche da generazioni, o magari sono novità introdotte appunto dalle generazioni nuove, ma comunicare quello che si fa, perché nel mondo del pane ci sono tanti passaggi fondamentali, non sono scontati, non dimenticarsi niente, e cercare di dire semplicemente in maniera più semplice quello che tutte le notti il panificatore fa, e anche un po' le fatiche che si fanno, perché spesso le persone quando acquistano una pagnotta di pane non si rendono conto che dietro c'è un lavoro importante, un lavoro di contadini, un lavoro di mugnai, ma soprattutto un lavoro di panificatori che si svegliano presto, e quando noi ci svegliamo al mattino loro hanno già praticamente finito la loro giornata. Quindi semplicemente provare a dire quello che tutti i giorni fate. Qual è il tuo pane ideale, se esiste? Ce n'è uno che preferisci sugli altri? Non esiste il pane ideale, sicuramente ci sono dei capisaldi importanti su cui io per i pani che faccio cerco sempre di avvicinarmi, di vederli un po' come il punto di riferimento. Sicuramente le ricette sono tante, lievito madre, lievito di birra, cottura in forno a legna, cottura in forno elettrico, questo dipende poi dalla ricetta. I capisaldi per un pane buono sono sicuramente il rispetto delle materie prime, l'utilizzo di materie prime di alta qualità, perché il pane è fatto di acqua, farina, sale, magari qualche olio, qualche grasso, ma l'importanza delle materie prime, quindi questo è un caposaldo molto importante nel mondo della panificazione, quindi scegliere le materie prime giuste. Poi rispettare i tempi, a seconda che se si faccia un pane a lievitazione diretta o un pane a lievitazione indiretta più o meno lunga, ma rispettare i tempi giusti, a seconda soprattutto delle farine che si utilizzano, gli ingredienti giusti e anche le quantità di lievito. E poi sicuramente un pane che sia il più sostenibile possibile. Sostenibile significa non solo gli ingredienti buoni, ma anche gli ingredienti sostenibili che aiutano il nostro territorio soprattutto, ma che fanno sì che le persone abbiano lavorato in maniera giusta. Quindi questi sono sicuramente dei capisaldi generali che valgono per tutto il mondo della panificazione. Quindi sicuramente è questo: materie prime, lavoro e rispetto dei tempi. Sai qual è il pane più venduto a Italy, e sai anche perché è il più venduto? Sicuramente uno dei pani più venduti è anche stato un po', diciamo, la forza delle panetterie di Italy, il pane rustic. Perché? Il pane rustic è un pane dall'incontro di due farine, una farina tipo 0 d'agricoltura biologica e una farina tipo 2 macinata a pietra naturale, con una leggera parte di fibra e soprattutto il germe vivo del chicco, con lievito madre e sale grigio integrale. È un pane che fondamentalmente è il pane classico per Italy, ma poi classico non è, perché è un pane certificato biologico, cotto in forno a legna, dove si utilizzano dei tempi di lievitazione molto lunghi.
ma viene venduto a 3,60 euro al chilo, perché si può avere un pane popolare ma di altissima qualità. Questo è il pane che viene servito oltre in panetteria, che viene venduto in panetteria, viene servito in tutti i ristoranti, e secondo me è un bel modello di business e di pane per riuscire a far arrivare alle persone un pane di altissima qualità ma a un prezzo veramente popolare, perché 3,60 euro al chilo per un pane fatto con determinate materie prime, fatto interamente a mano, nel senso che le pagnotte vengono formate tutte a mano, è una cosa interessante. E anche marketing, secondo me, questo. E secondo me il pane deve essere popolare. Ci sono pani che devono costare di più, ma ci sono anche pani che hanno il giusto prezzo, vengono venduti al giusto prezzo. Ma da questo punto di vista è anche importante non scendere sotto un determinato prezzo, perché pani che costano troppo poco, sicuramente dobbiamo anche farci la domanda da dove arrivano poi le materie prime o come sono stati pagati poi, diciamo, le persone che l'hanno fatto. Visto che nasci come mugnaio, magari puoi anche darci il tuo pensiero sulla farina, che da un prodotto povero, quasi una commodity, è diventato invece un ingrediente importante, ovviamente nella panificazione, ma anche in tanti altri prodotti come il panettone, per esempio. Com'è cambiata la farina in questo passato recente e qual è la farina del futuro? La farina del futuro è la farina del passato, ma con le tecnologie moderne. Noi siamo come Mulino Marino, come la mia famiglia, io sono la terza generazione di una famiglia di mugnai, dal 1956 che facciamo farina, e abbiamo iniziato con le pietre naturali, macinando cereali con pietre naturali e basta, e poi negli anni 60-70 è stato introdotto anche il mulino a cilindri, con cui si fanno tutt'oggi le classiche farine 000. E mano a mano il mulino a pietra è stato dimenticato. Perché? Perché produce meno, c'erano più problemi di pulizia ai tempi, perché venivano macinate le farine integrali sicuramente, e poi i mulini a pietra da condurre sono molto artigianali, quindi ci vogliono persone che abbiano una conoscenza specifica soprattutto nella martellatura delle pietre, per creare la giusta superficie su queste pietre in modo che il chicco venga macinato e non frullato. Noi negli anni non abbiamo mai smesso di macinare i cereali con farine macinate a pietra, con mulini a pietra, ma diciamo che dagli anni 60, 70, 80 e anche 90 queste farine macinate a pietra venivano viste non di buon occhio, soprattutto dai consumatori, perché erano farine più scure, più difficili da lavorare. Oggi noi abbiamo continuato a macinare con il mulino a pietra e oggi ci troviamo che da circa una ventina d'anni il cliente inteso anche come panificatore, riesce a capire un po' di più le caratteristiche di queste farine macinate a pietra, che sono, hanno un indice glicemico più basso, perché sono farine fondamentalmente più integrali, hanno vitamine idrosolubili, sali minerali, il germe del chicco vivo all'interno, che è dove risiede l'energia vitale del chicco. Se noi seminiamo il chicco all'interno della terra, se questo chicco ha il germe, darà vita alla pianta. Se il germe è stato tolto, questo chicco semplicemente marcisce nel terreno. Però queste farine è importante associarle a delle logiche e soprattutto a delle tecnologie moderne. Cosa significa? Innanzitutto nella fase di pulizia del grano. Noi utilizziamo una selezionatrice ottica tra gli altri macchinari di pulizia che seleziona chicco per chicco in modo da togliere i chicchi estranei, ma soprattutto le muffe, tutte quelle muffe che sono create in maniera naturale, che però sono cancerogene e che non vanno via durante la cottura, anzi si concentrano. E poi soprattutto la tecnologia durante la macinazione, cioè scegliere i chicchi giusti da macinare nel mulino appropriato e riuscire a controllare al meglio le temperature, ma soprattutto riuscire a controllare al meglio le caratteristiche tecniche della farina. Cosa significa? Un danneggiamento dell'amido ottimale, che con i mulini a cilindri è un po' più facile da fare, con i mulini a pietra bisogna avere una conoscenza molto ampia del mondo della martellatura. E quindi sicuramente la tecnologia, lo studio, anche utilizzando un laboratorio interno con le analisi reologiche che si fanno prima e dopo la macinazione, sono fondamentali per riuscire ad avere un prodotto che ha all'interno delle caratteristiche così antiche come una volta, ma un prodotto lavorabile, perché oggi con le farine macinate a pietra riusciamo a fare dei pani anche tecnici, dei pani ad alta idratazione, delle pizze. È importante che però il lavoro del mugnaio sia fatto aiutandosi soprattutto con la tecnologia, quindi unire la naturalità, diciamo, del passato, quindi utilizzare dei grani che siano stati coltivati nella maniera giusta e che non siano stati utilizzati degli additivi, soprattutto nella seconda fase dopo la macinazione, ma soprattutto unire la tecnologia. Quindi per me la farina del futuro è una farina antica ma unita con le tecnologie moderne. Vuoi dare un ultimo consiglio ai tuoi colleghi panificatori su come comunicare il pane
e soprattutto su come fare a trasmettere la passione di cui parlavi prima? Beh, fondamentalmente il consiglio che posso dare ai panificatori per comunicare meglio è, e l'ho già detto prima, è fondamentalmente è importante che chi venda il pane, che sia il panificatore o il commesso o la commessa, abbiano delle conoscenze di panificazione, perché secondo me sono i panificatori che devono vendere il pane. Cosa significa? È normale che se un panificatore lavora tutta la notte, quando le serrande aprono magari il panificatore va a dormire, però formare semplicemente i commessi della vendita a fare il pane, cioè non devono loro fare il pane, ma imparare quali sono i passaggi, farsi qualche notte, farsi qualche giornata in panificio per riuscire a vendere con più consapevolezza, ma soprattutto anche con più autorevolezza il prodotto pane. Perché se si vende soltanto il pane, non è una commodity, non è un vestito, anche se su quello ci vorrebbe preparazione per venderli, ma è un prodotto che viene dalle mani dell'artigiano. E quindi sicuramente il consiglio potrebbe essere di farsi, chi vende il pane, farsi qualche giornata, qualche notte in panetteria, fare il pane, capire da dove arriva la fatica, capire da dove arrivano i prodotti, e poi la vendita sarà semplicemente automatica.